Mosco Diaries quest'oggi vi parla dalla cucina. Ebbene sì, finalmente facciamo qualcosa di normale, nulla di cose strane, eventi mondani, red carpet, robe inutili di questo tipo, per cui fiore di San Valentino, ti ho il sendario alle mie spalle, basilico, pomodorini e sei in pole position. Vai di oh! Dunque, come vi dicevo ieri era San Valentino e qui sopra avete una diapositiva dei fiori regalati alla mogliettina e rispetto all'anno scorso dove siamo andati a fare quel concerto al Cremlino, tra l'altro uno degli episodi più divertenti in assoluto della storia di Moscow Diaries con quella scena Roberto Baggio faccio un gol che è veramente... Roberto Baggio faccio un gol, Roberto Baggio faccio un gol. Ma perché Roberto Baggio faccio un gol? Forse è l'apice della mia carriera di videomaker. Ad ogni modo, quest'anno non faremo nulla del genere. E perché? Perché Sati ha preso una decisione molto importante, cioè ha deciso di smettere completamente con la musica pop, cioè quella musica, insomma, hit dopo hit che ti tiene su nelle classifiche, quella roba là, che fa sì che tu venga invitata a partecipare a questi concerti, no? Però a Sati questa musica non piace, in realtà forse non le è neanche mai piaciuta troppo, e ha deciso di investire tutte le sue energie nello sviluppo della musica in cui lei crede di più, che è il progetto di musica etnica. Vi consiglio peraltro di ascoltarla su Spotify, Sati Etnica, oppure Sat, eccetera, eccetera, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Io la stimo moltissimo per questa sua scelta coraggiosa, che per certi versi mi ricordo un po' quella che presi io tempo fa, no? Quando abbandonai il dentista per fare questo lavoro e non c'erano grandi certezze in quel momento. Allo stesso modo lei si trova più o meno nella stessa situazione. Comunque, questo non c'entra niente col video di oggi. Di che cose vi voglio parlare? Voglio raccontarvi delle cose normali, semplici, quelle cose che fanno tutte le persone normali di questo mondo e che per assurdo per me, Sati, sono strane. E così ieri sera, anziché andare a San Valentino a fare questo evento eccezionale come è capitato l'anno scorso, siamo andati a vederci un concerto. Ma ovviamente prima di andare al concerto dovevo in qualche modo inventarmi qualcosa per farle la sorpresa, perché come sapete le donne russe se non le regali i fiori, specialmente a San Valentino, ti ci mettono una croce sopra. Allora, l'unico problema è che oggi Sati sta a casa e quindi mi è difficile organizzarmi per farle la sorpresa, perché se vado a comprare qualcosa mi sgama. Però sono riuscito a trovare uno stratagemma, perché lei stamattina sta facendo lezione di italiano. Che ora apre la banca? Sì. Alle 8... Sayus? Alle 8 e 20. Beh, esce. A che ora chiude? Chiude. Bene. La banca chiude alle 13. Sì. 13 e 20. E 20. E il problema qual è? È che lei fa lezione esattamente di fronte alla porta d'ingresso, per cui io sono riuscito a andarci a prendere dei fiori, però devo trovare un modo per entrare e non farmi sgamare subito, perché non è che glieli posso dare mentre sta facendo lezioni di italiano. Ce l'ho fatta, non se n'è accorta. Adesso è il momento della sorpresa. Sorpresa! Che vuoi? L'ho fatta! Che sorriso! Oh, che dolce sorpresa! Una volta fatta questa meravigliosa sorpresa, ovviamente siamo andati verso il conservatorio e ovviamente, come sempre, Sati era in ritardo. Però il problema è che se arrivi in ritardo al conservatorio non è che entri e basta, perché quelli chiudono le porte. Per cui, imbottigliati nel traffico e con la prospettiva di arrivare 35 minuti dopo l'inizio del concerto, idea geniale, che per me è assolutamente normale, ma per Sati era una cosa nuova. La metro. E Sati si mette il mio cappellino così nessuno la riconosce. Perché sai, la metro è strano vedere lei che va in giro, no? Però siamo arrivati, c'era la... il treno si è chiuso, invece subito, i treni a Mosca passano uno ogni minuto, troppo facile così. Ed è stato molto divertente vedere come una cosa veramente normalissima come... ciao, sto parlando di te. Dicevo, una cosa così normalissima come fare un giro in metro, che per me è veramente la base quotidiana, per lei era una cosa nuova, era un'avventura, perché non c'è abituata nel suo lavoro sempre in giro in macchina.
E tra l'altro dovete vedere la faccia che faceva la gente quando la riconosceva in metro e diceva: ma scusami, ma che ci fa lei qui? Cosa? È stato veramente interessante. Non ho potuto filmare assolutamente nulla perché eravamo veramente, veramente di corsa. Ci siamo fiondati letteralmente all'ingresso del conservatorio e siamo riusciti a entrare in tempo. Ma non in tempo, come dire, normale, in tempo così. Siamo entrati all'ultimo secondo utile, cioè ci siamo seduti e la gente aveva appena finito l'applauso e hanno iniziato il concerto. Cioè una roba così... Io ho mai visto in vita mia. E il concerto vi posso assicurare che è stata una delle cose più belle che io abbia mai visto, perché era tanto tempo che volevo andare a vedere un concerto di musica classica al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Se passate a Mosca, ragazzi, e avete la possibilità, fatelo, perché è una cosa fuori di testa. C'è un'acustica incredibile in quella sala, nella grande sala perlomeno dove eravamo noi ieri sera, e c'era un concerto che io sapevo essere dedicato a Chopin, che è uno dei miei compositori preferiti, se non il mio preferito in assoluto. Ma quando ho scoperto che avrebbero suonato il primo concerto per pianoforte e orchestra, che è una delle mie composizioni preferite di sempre, vi giuro, mi sono emozionato. Era un sogno che avevo da una vita, da quando avevo 20 anni, che io sognavo di ascoltare questo concerto eseguito dal vivo, ma non ne avevo mai avuto la possibilità, non era mai semplicemente successo. Ieri sera, vi giuro, mi sono commosso, cioè mi sono veramente messo letteralmente a piangere durante l'esecuzione, perché wow, era una cosa che sognavo da una vita. Se non l'avete mai sentito, andatevelo a sentire, primo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin. E poi nella seconda parte del concerto, siccome era un concerto di San Valentino, quindi improntato un po' al mainstream della musica classica, hanno fatto tutti i pezzi più famosi di Tchaikovsky. E boh, è stata una cosa veramente pazzesca, quindi la danza della fata confetto. Il valzer dei fiori. E tutta una serie di altri pezzi famosi, tratti vuoi dallo Schiaccianoci, vuoi dal Lago dei Cigni, vuoi dai balletti, eccetera, eccetera. Veramente tanta, tanta, tanta roba. Quindi tutte queste cose che magari per la maggior parte delle coppie sono normali, cioè prendere la metro e andare a vedere un concerto insieme, per noi non lo sono, perché il più delle volte o io sono via o lei è impegnata in qualche evento, eccetera, eccetera. Per cui veramente è stata una cosa fighissima, una cosa veramente nuova, per quanto relativamente comune, no? Da un certo punto di vista. Ma la cosa ancora più nuova è che stasera abbiamo ospiti a cena. Cose che non capita veramente mai, perché di solito andiamo a cena fuori, quelle poche volte che ci andiamo, insomma, viviamo una vita abbastanza un po' isolata, mi viene da dire, quando siamo qua insieme, perché già stiamo insieme poco tempo e quindi ci concentriamo a stare un po' insieme io e lei, anche perché entrambi lavoriamo spesso fino a tardi. Però questa sera eccezione vuole che abbiamo invitato delle carissime amiche di Sari, che sono anche care amiche mie, qui a cena da noi, con i rispettivi mariti, con i figli. Noi saremo l'unica coppia senza figli, quella roba là. E ovviamente la battuta verrà fuori, io faccio questa previsione, ma io sono stato incaricato di rendere onore agli ospiti con un po' di sana cucina italiana, signori cari. Per cui il menù che mi accingo a preparare sono delle bruschette pomodoro basilico, grande classico, però facile da preparare, e credetemi, sui russi fa veramente molta impressione. E poi tutta questa immensa quantità di basilico con questi pinoli siberiani, che come vi ho detto sono tantissima roba, che finiranno a fare un signor pesto alla genovese. Questo sarà il modo in cui cercheremo di impressionare i nostri ospiti russi con la cucina italiana. Let's go! Thank you.
il condimento per la bruschetta è pronto. Pensate, una cosa così semplice e questi barbari russi non sanno farla. A questo punto mi avete visto fare il condimento della bruschetta, ma manca l'elemento essenziale per la bruschetta. A questo punto nella cucina russa di Giallo Tiozzorano è giunto il momento di prendere il pestello e il mortaio e per tritarci al suo interno tutta questa quantità di foglie di basilico per fare un signor pesto. E attenzione, attenzione, che cosa dice la bestia qui alle mie spalle? Se hai il coraggio di ripeterlo? I told you for pesto to put into... Nel frullatore... Nel frullatore il basilico, agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono, tutto il sapore di questa, della pianta del re, il basileus, il basilico, No, il pesto ragazzi si fa a mano, sicuramente ci sarà qualche genovese in coda che mi darà ragione, giunto il momento di tritare. Ah, un piccolo consiglio, se volete tritare con più efficacia le foglie di basilico, aggiungete un paio di grani di sale grosso per aumentare la frizione tra il pestello e il vostro mortaio. Ragazzi, ma guardate che meraviglia, incredibile, una cosa che mi piace. E questo ve lo usare il frullatore, cioè se si chiama pasta al pesto è perché va pestato, cioè con la forza bruta e violenta, se no si chiamava pasta al frullo. Ci siamo, è buonissimo. Oh, va bene. Tanta roba, eh? Sì, giustamente fa notare che non ho messo l'aglio, ma l'ho fatto intenzionalmente perché, insomma, non a tutti piace, sappiamo poi come vanno a finire queste cose. Sati, tu che cucini? Sto di cattolici? Galletta, sprigami. Fa una specie di... una roba che vagamente può sembrare una pizza, nel senso che c'ha una base di impasto, però sopra ci mette funghi, cipolle, una roba un po' strana. Lei la chiama galetta. Also this sauce with cashew. Una specie di salsa di anacardi. Cashew. È buona, è molto strana, però è buona. A Sadi piacciono tutte queste cose strane, complicate, cioè non ci capiamo molto da questo punto di vista. Dal punto di vista culinario abbiamo gusti diametralmente opposti. Insomma, siamo sopravvissuti. We survived, actually. Oh, yeah. È stato carino, però. They were happy, look like. Yes, it was really nice. Sleep. Yeah. C'è stato un problema, devo essere completamente sincero con voi. La mia pasta faceva schifo. Era un aborto di pasta, vi giuro. Cioè, se i bambini l'hanno lasciata. That's really bad level if kids left. ma perché loro mi hanno obbligato a fare la pasta di grano saraceno perché c'era un... perché c'era una allergica al glutine, no? E quindi you did it for me. I really appreciate. No, il punto è che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Quindi a forza di stare con Russi ho disimparato la nobile arte della pasta. Should not be like this. Però perché il pesto era buono. Pesto was nice. Poi nel mezzo è successo qualcosa. Il problema è che adesso è avanzato tutto sto cibo e ce lo dobbiamo puppare per i prossimi giorni. You cannot throw away food. No. Maybe you can eat it tomorrow and then after tomorrow. In all other. Sì, perché poi anche lei ha cucinato per 95 persone, quindi praticamente non dobbiamo cucinare per una settimana. Like 60% of food was left, so... Insomma, mi aspetto una bellissima settimana a base di cibo riscaldato, che nel caso della pasta fa pure schifo da fresco. Figuriamoci da riscaldato. Però buttare il cibo è un peccato. Ad ogni modo, Sati qua a momenti sta entrando in coma, siamo stanchi stanchelli, però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto un paio di giornate, no, che stai facendo? Mi metti il ginocchio in bocca. La serata l'abbiamo fatta, le nostre due giornate da vita normale le abbiamo fatte sperando di poterne fare di più, è un giorno come un altro, a Mosca. Voglio essere completamente sincero con voi.
con tutta l'onestà, l'integrità e la chiarezza che mi ha da sempre contraddistinto, devo dirvi che non c'è niente al mondo che faccia più schifo di questa pasta. Ho toppato, però devo pagare. Che pesantità. Sembra di masticare calcestruzza praticamente.